video in diretta, stai iniziando e iniziati. Con lutto. Casa pensiamo? Con lutto. Con lutto. Tu sei a lutto? Io sto a lutto. Ma io l'ho fidanzato. Ma fatti annanzi, che ci fai là dietro? Sei tu che stai troppo annanzi. Beh, fatti io devo scrivere. Ma no, io so per condivisione. Aspetta, prima ci beviamo il caffè. Noi stiamo a lutto. Quindi un caffè. Il caffè. O ricensura, certo. Come lo dicono a Forlì. Come in ciociaria, quando ci sta un funerale, dopo il funerale si abbuffano con macchie, lo chiamano riconsuolo. Un riconsuolo, senza lenzuolo però. Un riconsuolo, si riconsolano dopo la morte. Allora, senza lenzuolo. Ci ha fatto mangiare di pazza. Tu perché vai in funerale, c'è ciociaria? Mi è capitato, i miei parenti, miei, eccetera. Quanti di parenti c'ha? No, è mia nonna che poi andò a vivere non so là. Si è mia. Non so se è un pappone vero. Mezzo. Mezzo, di parte materna. Di parte materna. Tiene pure i ciociari. Tengo pure i ciociari. Quindi all'estero. 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 È arrivata la sinfonia viennese, è arrivata. Sì, sì, la signora Menzione da portare il tovagliolo che è caduto di scuro. Sì, si è già fatto buono. E la portata. E la viennetta lo sta. La viennetta mia sta qua. Allora, ci messi con mi sembra con gli occhiali, così non condividiamo niente. Intanto ci dico. Sì, sì, ci sta per tutti, ci sta per tutti. Un riconsuolo, quindi a Frosinone, in ciociaria, dopo il funerale si abbuffano come pazzi. Un riconsuolo. Fanno il riconsuolo. Ho capito. Ah, sappi che chi si sta buffando come una dannata è la signora Anna Walsh, perché è campione del mondo. Adesso ci ha fatto quattro mani prima partita. Perché lei è di Boston, i Patriots. Hanno i Pittsburgh, i Patriots, i Boston, bello. No, sì. Ma te lo dice lei. Sono sarà di Boston, sono sicuro. Sarà tifoso di padre. No, sono di Boston. No. Di Pittsburgh. Sì, ma sono vicino a Boston, due passi da Boston. Sono di Boston, fidati. Chi? Tieni gli occhiali. Ci si apre col mio in Napoli. Ma che stronzata. Condividi, allora sta. Aspetta, che devi fare. Video, clicca su video. Clicca su video, vado su video. Ma tu stavi trasmettendo in diretta? Sì, eccoci. Fammi lavare l'audio, Io mangio nel frattempo, mentre tu condividi. Io condivido. Ma che ci faccio? Devo condividere qua. Vedo già arrivato. Vado. Comincia a salutare, io andando condivido. A chi condivido? No, e decido. Un riconsuolo. Anna Walsh sta festeggiando, i padri alzano vinto. Sarà una brutta partita. L'anno scorso fu bellissimo. 13-3, l'ho visto. Sì, sì, brutta. Però è la bella media, che è un bello touchdown. Sì, sì, vabbè, ma. Dopo 26, prima lancio si è fatto intercettare. Insomma, che vergogna. Però Tom Brady ha vinto 6 titoli in carriera. Io sono però se fossi Joe Montana, tu non ti ricordi. E no, Joe Montana, lui è Rice, ma era un fenomeno. San Francisco 49ers. Fotta a me. Stavo con Mary Monroe. Ma chi c'è? No, che leggeva molto. Chi giocava a baseball, ma Mary Monroe è morta nel 63. Joe Montana ha fatto. Stava con un famosissimo giocatore. Era uno di baseball, non di football. Di baseball, Joe Montana. E chi era chi di baseball? L'italiano sempre. Non mi ricordo. Di Maggio. Sì. Di Maggio, bravo. Walter De Maggio. No, Walter De Maggio. O padre, può essere. Faceva Mary Monroe. Sì, può essere. De Maggio allora sono buono. No, un padre tutto più. O frate cugino. O frate cugino. Beh, perché che cazzo scrive? La tastiera perché non funziona? Cos'è che non funziona? Che ne sa, Cica? Scrivi qualcosa al riguardo, scrivi. Non scrivo, un bel. Oh, si è bloccata. Fu di batteria da sì. Vabbè, non ci conviene. Non ti conviene. Aspetta. Prendiamo le batterie. Mamma mia, quante zombie. Luigi De Luca, mi fa piacere che ricordate Joe Montana, un grande quarterback. Hai visto? Certo, lo conoscevi. No, lo conoscevo, però. Conoscendo un bel. No, poco. Un baseball, football, poco. No, qualcosa, sai. Però me li vedi. I 49ers gli anni. I primi anni 80 erano uno spettacolo. Joe Rice, mamma mia, che giocatore. Sì, mi sa che non potevi condividere. Ah, ma tu vedi, stanno le pille da sopra, guarda là dentro. Cosa fa? Aizda. Entra questa vetrina, apri da sotto, vedi ci stanno delle pille là sopra. Ce ne sta una però. Una. O una piccola, quale vuoi? Le piccoline. Una su. E che me ne faccio una su? Che oh mamma mia. Vedi se con mezzo funziona. No, che non funziona. Proviamo, guarda. Metta una vecchia. Ci proviamo a me. Facciamo su. Ma non funziona così. Andiamo. Mamma sì che si sa qualcosa. Vediamo se funziona. Non funziona. Ma sta giusta? No, mamma sì, ci vuole tempo, ragazzi. Ci vuole tempo, mamma sì. Sta giusta?
Ecco, sta accesa, senti, sta accesa. Questo è bu, questo non è bu. Ah, boh, non condividiamo dopo. Aspetta che forse esce la tapita da qualche parte. Il te da qualche parte. Ma sei proprio disorganizzato. Questa è una pila, vediamo se è buono. Vediamo se è buono. Ci proviamo. Vediamo, ci proviamo. Dine, fratello, mangi. Tutto in diretta. Tu mangi, grazie. A cosa fa? Vediamo se riusciamo a condividere. Dove sta la condivisione? Qua? No, sotto. Condividi. Ah, condividi, eccolo là. Condividi la pagina di un amico. Condividi questo? Come fa? La pagina di un amico. Vediamo se scrive, eh. Vediamo. Non scrive. Secondo me è morta da stima. Ma come, ho cambiato le pinne. Sono morto. No, non può essere. Poi vedrai che scriverà. L'abbiamo resettata, eh. Ma scrivi, eh. Fa bravo. Non mi stai male le pinne, forse. Non mi capito, ho cambiato le pile, ho cambiato le pile, scusa. Beh, sei come il mio presidente tu. Pezzottato? Sì. Hai detto tu, eh? No, tu hai detto pezzottato. Ah, non è pezzottato. E cos'è? E che ne sai il circo sei? Vista la Turris. Io bari. Si è recreato, mamma mia, forza Turris. E certo, ma mi sono detto, facevo di fuoco bari, ah, voglio bene. Sempre va Turris, è ovvio. Tu ti sei ricreato? Allora, hanno fatto una porcata alla Turris esagerata. All'andata meglio di vincere la Liga. Ma no, ma per un motivo di fondo, quelli hanno fatto la scuola e vince il campionato, poi gli ultimi giorni gli vanno a mettere il Bari dentro al girone, e te voglio bene, non è una cosa corretta. Poi hanno dato pure due punti di penalizzazione, gli hanno dato, Parliamoci chiaro, non è stata fatta una bella storia. Vuoi allora, dire che De Laurentiis è potente? Non lo so se è potente, ma so solamente che ha rotto le scatole da Torre del Greco. Ma lui non è Torrese, è loro annunciato. Ah, e allora più se non beve scato al del Greco. Allora, io penso che vada così. Beh, io penso che non funziona, comunque. Pure io penso che non funziona. Perché l'altra pila non è buona. Aspetta, fammi vedere. Oh, qua sta la pila, sta scendendo la pila in. Ma secondo te è un morto che stanno facendo? No! Allora. Ma che vuol dire? Oh, ma è una questione di principi, ha giocato l'Inter. Le pile sono finite, siamo a posto. Ehi, ma tu sogna tutte cose, sì, no? Sei un fedele. Io voglio condividere. Tu vuoi condividere? Assurdo. No, dicevo. Vabbè, un bella stanno scrivendo, sì, vedi che chiede. E poi vediamo. Zitto, non scrivo. Non scrivo. Vabbè, vabbè, dai. Come faccio a lavorare se non scrivo? Poi vediamo. Un problema tuo. Problemi. Tu la bocca piena che parli poi. Parlami di Amsic, il tuo ragazzo. Ha fatto bene, se ne aiuto. Ha fatto bene, se ne aiuto. Chi di soldi non dico? Altro che Cina. Non mi vuole andare là. E dove devo andare? Dimmi tu. In zona di guerra? Io voglio sapere, cercano uno che pulisce gli spogliatoi. Io mi accontento pure di 100.000 euro all'anno. Come no? E ti? Cosa? Hai vendetta? Ah, fa bene. Allora, fammi capire. Ma e perché ha il mercato chiuso poi? E così è stato che ha detto il presidente, è Amsic che se ne vuole andare, io non posso dirgli di no, sta gente è un traditorissimo, non lo voglio vendere. Hanno approfittato per vendere un giocatore senza comprare nessun altro. Però dico io. Ma Ancelotti però ha accettato. Però pare che non ha accettato la storia di Alan. Su Alan non ha voluto fare carta Angelotti. No? No. Così sei tu? Sì. Perché, scusami, tu Amsic può sostituire. Amsic poi nel momento in cui ha deciso di andare in Cina vuol dire che ha chiuso con calcio, ha giocato, secondo me, mentalmente. Anche se sabato era una lezione di quello che è il calcio. A parte che l'apertura di 150 metri, non si capiva niente, pare un tabellone luminoso della Prentice. Ma Cariotto che palle, cioè. Cosa? Che palle. Bello. Però devo dire, è uscito, Insigne sapeva che era l'ultima partita, infatti è andato ad abbracciare mentre usciva. Il pubblico non sapeva venire, sennò che avrebbe meritato la stessa. Lui non l'ha voluto. È timido. È uscito per come ha vissuto, sempre senza mai le luci riflettori. Certo, giocatore. Bella persona. Ma mo l'anno prossimo, Koulibaly se ne va.
Io penso che sì. Allan se ne va? Io penso che sì. Insigne se ne va? E Raio? C'è da fare capo il muro. Non credo. E Insigne aumenta lo stipendio. Sì, gli aumenta lo stipendio, ma Allan, cioè Raiola non so picchia sulla percentuale sull'aumento dello stipendio. Fanno lo Zano per contentare Raiola. Capito? E appare nel Roberto Insigne. Ma... E sta facendo bene Roberto, eh? Roberto è forte, voglio. Pur Tutin sta facendo bene. Non c'è tu, se tu c'hai un'ora che fa ridere, ogni tanto esce il giocatore. Ma perché a Napoli ci stanno? Comunque ieri è ammazzato troppo bene. Che è successo? Che è successo? Andiamo a giocare. Andiamo, so per dire. Giorgio che giocare. A Felice a Cancello. A Felice a Cancello. A Felice a Cancello. Conosco bene. Brava gente, eh? Oh. Ho detto, mica ci soffati! Ognuno interpreta questo. Come vuoi? Ci hanno accolto bene. Il tecnico loro, Gifuni. Bravissima persona, uno bravo, capace. E come si chiama la squadra? La Felice a Cancello. Forte, forte. Under 18. C'ha due o tre giocatori notevoli. Campo. Mi sono emozionato. Che di belle gambe patate dei tempi miei. Bello, non giocavo pure a pallone. Quando era erba naturale. Tutto fango, zuffonnate, che di cose proprio cattive. Non era erba, era gramigna che no, si faceva. Non puoi dire che sei vinto un gruppo dove quel gramigna là è una cosa in vere conta. Comunque, ti ha avvocato, eh? No, metto in dubbio. E anche una persona intelligente. In vere conta. Non dici che chi ce l'aveva con me? Chi ci stronzate? Cazzecca, ma solo perché dici stronzate ce l'hanno con me. Esatto. E te? Non meglio ne dici. Io al massimo sono di cose disante. Tu sei papponiano, sei papponista, papponiano. No. Io a me mi ha buffato la parola lì, però. Hanno anche scritto che tu da quando sei stato minacciato di querela per la storia di Cavani sei contro De Laurentiis. Ne avere proprio niente. Continuo a essere pro De Laurentiis. Papponiano. Ancora. Ma quando quell'oggi ti dice che 3 anni e perde i soldi, è la verità. E mi hai detto in capo, ti hai chiamato in capo, ho detto il napoletano, che il calcio è un'industria. Ma come fai a dargli torto? Hai ragione. Come fa a perdere i soldi? Però questo è un mistero. Non lo spiego io, è facilissimo. È vero, perché ho visto i bilanci. Ma i bilanci tu mi insegni se scrivono quello che vuoi. No, non è così. No. È tutto vero. Ma i bilanci di Meriggio li fanno chi ha problemi. Chi non ha problemi, che andiamo a già. E poi fa vedere che te non ce l'ha. Ci scarichi il petto di una da parte. Non ce l'ha. Fidati. Tu non hai capito una cosa. Chi sta andando venuto? No. Giorginho, 60 milioni. Tu non hai capito una cosa. Sì, lo fa 15, 20 milioni. Chi si è cattato? Tu non hai capito una cosa. No, non ci capite niente. Proprio niente. Vedi un po' le domande che fanno. A me non ne capito niente. Niente. E allora? Ne sciopene, come dicevo. Tutto nasce. Ne sciopene, ma sai che vuol dire? Ne sciopene. Sì, vogliamo tradurre? Ne scio vuol dire non so. Appunto, non perciò volevo evitare di tradurre. Lo so che non sei una mazza, lo so. No, ti ho dato una dimostrazione di latino. Il problema è uno solo. Sbereta chiama a Caui. Questo qua, per quanto voi lo volete vituperare, ha fatto il massimo che poteva fare nelle situazioni attuali. Nelle attuali condizioni del Napoli, cioè ha spinto al massimo tutti i rinnovi contrattuali. Per tenerli tutti. Per esempio a Koulibaly c'era sempre più. Ma Alan c'era 4. A Koulibaly c'era sempre più l'anno prossimo dopo l'anno. Ah boh, l'anno prossimo va, e vabbè. Quindi sempre più. Ma quest'anno l'ha avuto. Già l'ha avuto tutto. Ma no. Però l'aumento scatta dal 1 luglio. Questo non mi risulta. Alan non mi scatta più a gennaio. Alan non l'ha avuto ancora. Non l'ha avuto ancora. Però vuol dire niente, lui ha spinto al massimo gli stipendi. Tieni conto che si è fatto di Serie A 2007 con un monte salario lordo i 27 milioni di euro. Oggi c'è un monte salari lordo di quasi 120 milioni di euro. Un po' di meno. Ora che ha scaricato AMS, che di meno. No, il problema sai qual è?
Come no, perché la gente che fa le tabelle sui giornali non tiene conto dei rinnovi, sono sbagliati. Fammi finire una cosa. Il problema suo non è che il monte ingaggi è salito da 27 a 100, 110. No, il problema è che il fatturato è rimasto tale quale. No, perché nel 2007 il fatturato era 90 milioni e mo è 140. Strutturale. 140 strutturale. Qual è il problema? Che lui ha portato al massimo i costi possibili dell'azienda Napoli per tenere questa squadra. Al massimo. Perché Sarri gli ha detto, non mi comprare niente, ma tieni lì, non ce l'ho. Gli disse non mi comprate niente l'anno scorso, tienimeli tutti. Lui non ha speso soldi sul mercato, ma ha dovuto cacciare un sacco di soldi di nuovi contrattuali a tutti quanti che ha rinnovati, tutti. Il Napoli è l'unica squadra che si trova mai in scadenza di contratto, mentre altri si perdono i giocatori per strada. Il Napoli mai, da questo punto di vista è molto bravo. A questo punto che succede? Che il Napoli con la Champions League non arriva a fare 200 milioni di euro, e il Napoli ha costi per 200 milioni di euro ormai fissi. Quindi lui deve assolutamente incrementare i ricavi. Ecco perché l'operazione araba che serve. Perché se lui cambia gli sponsor sulla maglia, se lui cambia lo sponsor tecnico, gli entrano quegli altri 20-30 milioni all'anno che lo portano inutile e non in perdita. Perché lui nell'ultimo anno ha 185 milioni a pezzi soldi. 2 anni fa 203 milioni a pezzi soldi. È la verità. È così. Perché con quelle cifre non ce la fai ad arrivare a Parigi. Beh. Allora lui, quest'anno che ha fatto? Che 65 milioni di Giorgini ha fatto mercato. Perché Meret non l'ha pagato quest'anno, ma l'anno prossimo l'ha da papà. 25 milioni da cacciare. Obbligatori, perché è un con obbligo. 3 milioni da cacciare. Lui quest'anno che ha speso 20 milioni per Berti. E se poteva sparare? Non è detto, può darsi un Fabio. Un bel giocatore. 30 milioni per Fabio Ruiz. Buoni. E siamo a 50. 10 e passa milioni per Marco Hitt. Se poteva sparare? No, non è vero, sta facendo bene Inter, sì. E 3 milioni più Carnezzi, 5 milioni per il portiere. Alla fine ha speso 60 milioni che ha incassato. Cioè lui alla fine non ha cacciato un euro perché non li ha, non ce li ha. Con un calciatore ha fatto la campagna acquisti perché ha spostato i soldi di Meretto. Tu sai quando all'anno prossimo. Tu sai il problema del Napoli qual è stato? Poi l'anno prossimo è un guai esagerato. Perché chi si trova? Cadavino. Mertens. Con e Albiol che scade nel 2020, quindi o li rinnova e gli costa un sacco di soldi. Se ne togliamo solo dietro, Albiol lo lascia. Albiol lo porta a scadenza probabilmente. E poi lo può rinnovare di volta in volta. Callegon è uno che 30 partite alto livello ne può garantire. Lo tiene e va via. Se Amsic già se l'è tolto. Ecco, i due più alti stipendi del Napoli dietro Insigne. E ora Koulibaly che ha superato a tutti. Ma che succede? Se tu vuoi Amsic. Leva Mertens, ma tra Koulibaly, Allan e Insigne 2 su 3 vanno via secondo me. Mette tra 250 milioni. No, il Paris Saint Germain c'ha 60, hanno detto no, ma secondo me saranno 100 più. Quelle là c'è 180, vedrai. Ma chi? Tra tutti e due, c'è 60-80. No. Non gli dà tutti. Koulibaly 100 milioni e 60 milioni di lati. Chi te ne valga? Non è la tua N pensi tra 100 milioni di palla. Però se fa un'operazione intelligente con il Paris Saint Germain, con gli sponsor. È un altro discorso. Quello... No, soprattutto quella è un'operazione intelligente per un altro motivo. Perché quello si vanno a dilazionare gli incassi in modo che viene frazionato in varie non c'è dubbio. Comunque diciamo che lui, i vendi di Alan di Amsic Casavigliate, 60 milioni che incassa tra chi si rompe, fa 180 milioni. Qualcata cosa libera, gli usai, se noi lo vende, 200 milioni di incassi e rifà la squadra. Sperando perché? Che pigli i giocatori, però noi li individuiamo. Ma già l'ha scelti. E ma chi li sul tenere Lozano è il giocatore vero. E poi da parlare a Raiola, capisci a me, capisci a me. Lozano o pigli? Pizzaiolo è il pizzaiolo, io mi do il pizzaiolo Lozano. Ma è pizzaiolo buono e pizzaiolo appezzettuato come crack che fa che li fetanzia. Killer e pizza e fa papà buono, da me. C'è cracco, senta me, sta papà buono e pizza. A proposito, che sta succedendo l'inferno? Metti sotto carica, te, pia capi. Che c'è fa? A te che? Samsung. Metto Samsung, qua c'è tutto. Vabbè, ma non facciamo niente. Vai. Il maestro Curcio mi viene a pigliare. Sarebbe zero. Allora, vai tranquillo. Quindi, tu pensa un po'. Barella non lo piglia. Non ce la fa. Barella, la faccio per dire. Barella, Lozano, Fornazzi, c'è il punto di 200 milioni.
No, non sono finiti 200 quasi milioni. Quasi quasi. No, perché... È chiesa. È chiesa, sì. Però tieni presente che se tu... Dopo pallino suo è chiesa. E chiesa sarà pure pallino suo, è un uomo di chiesa. Della ma no, perché... Allora, lui, i pallini suo, i giocatori lui non porta proprio. Per lui sono cespiti aziendali. Non è quello. Perché come mi ha spiegato un grande direttore sportivo, i giocatori per una società come il Napoli sono un costo, non possono essere un bene che tu ammortizzi. Sono un costo, esattamente come sono nelle fabbriche, le macchine sono costi, perché i calciatori devono produrre risultati che poi si traducono in calcio. Sono cespiti. I cespiti aziendali sono esattamente macchine che producono, ti producono fatturato, ma sono cespiti che si ammortizzano in vari anni. No, poi alla fine fai le plusvalenze sulla cessione del cespite. Questo è. Il piglia un giocatore a 40 perché l'ha da vendere a 80, se no non lo piglia. Però un giocatore che quando hai preso Koulibaly, per amore di Dio, è stato un grande affare. È stata l'hai tenuto 2 anni a imparare. Uno solo. E poi quando hai preso Jorginho, l'hai tenuto 1 anno e mezzo a imparare. Uno, sempre un, sempre a gennaio. Sei... e poi. Dopodiché lo stesso Goulam l'hai preso, il giocatore che ti servono subito sono quelli che tu pigli e li utilizzi subito. Allora, Higuain, Albiol, Callejon, lui fa un solo gran, ma non è un errore piccolo, fa un solo grandissimo errore. Apre la bocca ogni tanto. Quello a prescindere però, lui da punto di vista gestionale fa un solo grandissimo errore, che Ancelotti ce l'ha pure ritto. Is oggi l'ha detto in conferenza stampa. Certo, De Rossi fa l'allenatore in campo, ha detto, ma noi non ne abbiamo bisogno. L'errore suo è questo, perché fino adesso lui non ne poteva avere bisogno, perché c'aveva una struttura di squadra che gli ha fatto Benitez. Quello che ti voglio dire io. Benitez già ha portato i giocatori pronti, come hai detto tu. No, venduto, okay. Hai venduto Cavani, tu Benitez, hai fatto un grandissimo... Tu sei convinto che Benitez è il più grande manager che c'è stato? Assolutamente sì. Allenatore? Né cosa so. Né cosa so. Manager? Straordinario. Nel mondo del calcio ci sono. Allora, Benitez, oggi tu vivi sul ciclo di Benitez, sei anni. E poi è finito quel ciclo, perché? Cagliacon, perché erano pure Mertens arrivò, Cagliacon, Albiol e Cagliacon, Albiol e Mertens. No, i tre spagnoli. Reina. Con di Quillon arrivarono Reina, Cagliacon e Albiol. Poi arrivò Higuain per altre strade. Però per dirti, e poi arrivò Mertens quell'anno lì. Sì, il problema qual è stato? Che venduto Cavani ha investito benissimo i soldi. Sì. Venduto Higuain li ha buttati sotto. Non si sa ancora perché Zielinski e Milik quest'anno si affermano. Allora, Umberto, da un punto di vista economico, sicuramente ci sarei andato a guadagnare, perché alla fine se li vendi tutti quanti, nonostante il bagno di Maksimovic, tu ci vai a guadagnare, anche perché i prezzi nel frattempo sono aumentati. Però da un punto di vista tecnico, questi in 2 anni e mezzo allora qual è, perché ha accelerato l'andata via di Amsic, oltre che ha fatto l'affare della vita, che l'ha pagato 5 milioni, ha accelerato l'andata via di Amsic perché Amsic nelle partite europee non ce la fa come ritmo in campionato. Male che va arrivi secondo, bene che va arrivi secondo, sei già matematicamente in Europa League, perché ormai 16 punti a Roma non ne fa da qua alla fine del campionato, in Champions League. Quindi in Europa League hai bisogno più di chi ti detta, che di chi corre, che di chi fa la cosa. Poi Fabian Ruiz, onestamente, secondo me come regista è forte. Allora il discorso qual è? Che mo chi l'ha hit? Io devo monetizzare Zielinski, Milik e Fabian Ruiz. No, monetizzare nel senso che li devo valorizzare. Li devo anche sgrezzare. Li devo far diventare top player. Allora, ma non è qua. Punto. Sì, sono d'accordo. Però dov'è l'errore suo? Che l'anno prossimo, andando via, gente, non so se Albiol va via, non so se Caicò va via, andando via Mertens, dopo essere andato via Amsic, tu devi prendere 2 giocatori di esperienza. E chi ne non può prendere? È quello che non può prendere. Questo è il grave errore che fa lui. Perché se lui piglia tutti i prospetti che vuole, e mi sta benissimo, ma vicino a 2 giocatori di esperienza che hanno vinto a livello internazionale, gente capace, non faccio il nome di Cavani perché non lo faccio più, fa tu. Ma puoi anche non farlo, sempre che tu sa pigliare. Esatto, anche perché io la paura mia è che può accavare, non lo voglio. Perché? Non lo voglio. Perché? Io dichiaro che mi tengo Milik e Inglese, perché Inglese è un forte centravanti ed è la riserva giusta di Milik. Se Milik sfonda come deve, io sono convinto di Milik. A me non mi convince di scontare. A me Milik piace assai. Centravanti. Milik è uno che o segno o non serve. È come Icardi. Icardi per un po' più. Sì, però i cardi scemi, Milik no. Ma i cardi hanno un problema.
che volessimo tenere tutto quanto, onestamente. Ti sono tornato a piacere le femmine? Mai. Come mai? Mai. Tu volessimo tenere tutto quanto. Volessimo. Andarara. Ma come, volevi diventare gay, ma non te la presi femmine? E io sono riuscito, ci puoi volare. Ma te l'ho detto, dovevi fidanzare quest'anno. L'hai dichiarato tu, poi gli altri due. Sono agli atti. Sono agli atti. Ma l'hai detto in televisione o ci in L'hai detto in televisione. Ho cambiato idea. Hai cambiato idea. Non ti vuoi fidanzare. Niente. Ti vuoi risposare? Pammoliti. Pammoliti. Ho già dato. Hai già dato? Dato bene o dato male? Ho dato. Non sono pentito. Non fai con me. Non sono pentito. Senti silenzio stava. Non sono pentito. Hai fatto due figli bellissimi. Fatto due figli bellissimi. Che ti supportano. Vi supporto. Questo non è detto. Non è detto. Non sapevo se si mi supporta. Ah, penso che peggio così. Però stanno zitto. Hanno l'educazione di non dirlo. Esatto. Vabbè, a tal posto. Non sono per, no. Però ti sono piaciute le femmine, tutte le femmine. C'è questa resipiscenza. E perché sai, Vandanare è uno che fa visualizzazioni sul sito. Perciò perciò ti piace. Perciò metti quella con le tettone sul sito. E anche perché quella senza tetto. Manica fruscio. No, fruscio. No, fruscio è un'altra cosa. No, io è manica fruscio. Vabbè. Io so che qualcuno la chiama. Ma poi si è ridotto il seno. E qui non fruscia più. Non fruscia più. Non fruscia più. Va bene. Ah, si è ridotto il seno. Sì. Sei informato, vedo. Lo disse. È amica tua. Disse che si andava a operare. Si andava a operare. Ma tu sei da fai questo genere? No, ma la faccio. La musco. Per motivi di lavoro. Per motivi di lavoro. Di lavoro. E che lavoro è? Ragazzi, io faccio un lavoro duro, ma qualcuno deve pure fare. Duro, può esagerare. Io sai. Guarda che ti devo dire la verità. Facevo giornalista per fatica. Io facevo giornalista per fatica. No, dico. Se volevi faticare, se avessi voluto lavorare non avrei mai fatto il giornalista, questo è fuori discussione. Fammi sentire la gente che dice. Però ti dico, cioè io sabato e sera mi sono dovuto tirare il Napoli per lavoro, poi ho dovuto tirare i piedi alla Juventus per lavoro, che poi a me la Juventus me ne fotte. Oh, ma guarda, segnata che c'è il Vigna. Non ce ne fotte sta 9 punti, ma sempre, è sempre uno sfizio però. Io però mi sono. Ma lei che quando devi stare allegra. Ah, così. La cosa che mi ha eccitato. Ti ecciti? Ancora, questo, ma solo queste cose. Aspetta, qua. Che questa è la cosa innovativa. Mi ha eccitato dal punto di vista. Questa è una cosa mia discussione. Mi ha eccitato dal punto di vista intellettivo. Ah, boh, sì, ah. Sta il filmato del gol della Parma su Facebook, su Twitter, non mi ricordo dove l'ho visto. Preso dalla curva della Juventus. Sì. I tifosi che dicevano a Mandzukic: bravo Mandzukic, tienila là, tienila là. È stato bravissimo Mandzukic. Tieni, Gianni Borrelli ci guarda. Un padre eterno. Che padre? Già è un esperto. Un mondo femminile. Tra poco viene in trasmissione con me. Ah, viene in trasmissione a te. Vabbè. Poi, Pietrangelo Chierchi, sai chi è? No. Come sei? Chi è? Vabbè, non ci sono appena la Fruscio tutti. Il suo presidente del Napoli, che è Budine. Conosco la Fruscio, tu conosci il presidente, cioè, tu sei addetto, tu con i presidenti vai d'accordo, io no. Presidente Napoli, che è Budine. Sì, ma tu presidente Napoli, tu sei il presidente Napoli, capisci male chi è? Ah, è venuto in trasmissione, direttore. Chi sei tu? Ma che ha detto male oggi presidente? Te l'ha detto in udinese. Tu hai detto che ha detto male. In udinese te l'ha detto. Ma è possibile che non si perda occasione? Vittorio Veneto. Aspetta, stai parlando a Vittorio. Allora, questo è il modo te lo traduco. Ma è possibile che non si perda occasione per Rangol? Palifierro secondo me è stato molto più duro. Eppure riuscito a dire niente. Vabbè. Non mangiate assai che vi state inghiattendo tutti e due. Sono venuti a Udine, siete i nostri ospiti, facite bravo. Speriamo che l'Udinese si salvi innanzitutto. Esatto, esatto. Comunque l'invito lo raccogliamo, al limite. Eugenia, la nostra amica Saporito, dice... Quelle che voleva fare la detta San Brian Wentz. Ricordo. Anche se era un pesce di aprile, certe cose non si dicono neanche per scherzo. Neanche per scherzo. Liberato, collabora anziché mangiare e sarete come una pazza. Vabbè. Dario Del Rico, Rosario Dago, Lino Loddo, giocava con me a pallone, Lino Loddo, pensa poco. Lino, facci sapere chi si sia mai fatto una parata in vita sua, sì, che lui non lo crurima. Oggi il radio l'ha detto uno, Renata ha chiamato, che parava buono. Diego Pappacuda, hai detto pure che se pigliavo un gol strano, però per perdeva la capa, però. Se pigliavo una norma meno per 3 minuti. Esatto, Diego Pappacuda, allora Massimo Cucarano. La cucaraccia. Ma se Hamsik era un grandissimo giocatore, perché non va a giocare il Barcellona al Madrid o Bayern? Perché Hamsik non è un fuoriclasse. Parla male, Marek. Non si può fare. Gianluca Albano, viaggio del. Allora, amico mio, Gianluca, viaggio del Vesuvio, Gesù, guarda la trasmissione. Pirangelo Cre,
ma che faci? Ma ehi, vieni là, ma che faci? Mi... In senso, il caso, approfittando della trasmissione, ci manda i bacini e... a Valeria. A Valeria Giulia. Saluto ma Cesare Rosso. Cioè, non lo scrive, non lo scrive Cesare Rosso. Eh no, perché lei lui scrive, ciao Valeria, salutam. Salutam. Cesare Rosso. Cesare Rosso. Cesare Rosso. E chi è Cesare Rosso? Bravo. Bravo Cesare. Peppe Coppolo ci guarda, Diego Pappagoda, Coulibaly non se ne va, perché con un altro anno così nel suo ruolo varrà 200 milioni. Eh sì, poi fornisce... Arriva a 30 anni, nuovo chirurgio. Chi ha scritto qua, vedi un po'? Ah, Valerio Piro, amico mio, sono tutti amici. Tutti amici miei. Poi, Coulibaly, Anna Walsh, ci sta! Sta festeggiando. Ce lo vuoi dire che è di Boston, i Patriots? Ce lo vuoi dire? Sono di Pittsburgh. Sono diglielo, di Pittsburgh. Spiegaglielo. Sono di Pittsburgh. Diglielo che tu sei campione del mondo e con chi si non ci parla. Aurora Rennella, ai, non mi posso distrarre che state facendo i sensi. Salutiamo. Saluta. Chiedi scusa. Chiedo scusa. Chiedi scusa. Chiedo scusa umilmente. Ti sei scusato? Torna, Stusita aspetta a te. Ui, bravo, bravo, ripeti. Torna, Stusita aspetta a te. Ma che te manca? Molto. Molto. Ma manca di incazziare. Aurora, ho fatto che si fa botte, eh. Ma tu ci hai buttato 120 articoli a sta parola. Io non ho buttato niente. Io non ho buttato niente. Non è stata colpa tua. Non è stata colpa mia. È stato tecnico. Non ho buttato niente, ma non parlare di sta cosa perché sono ancora incazzato questa schiena bella. Colpa tua, colpa tua. Ah, fino alla colpa mia! Colpa tua. Chiedi scusa? Chiedo scusa, non faccio perché, ma chiedo scusa. Ma come non sai perché? Yeah, vabbè, le, ma no, tira avanti. Vabbè, ha chiesto scusa, vabbè. Anna, forse sono all'ospedale. E che l'hanno che è successo, Anna? Per festeggiare si è fatta male. Madonna mia. Oh, i Patriots sono di Boston, esattamente di Foxborough. Non sai niente, proprio. Di Pittsburgh. Ancora una volta Raffaele Federico, com'è possibile che Amsic a 31 anni non ha più voglia di giocare il calcio serio, soprattutto dopo aver giocato così bene contro la Sampdoria? Flora K, è possibile che Amsic tiene Geni Guaragnano milioni all'anno? Appunto, ci ha portato il marito in ospedale. Se si trovava il marito, il militare. Questo mi dispiace. I Patriots sono la Juve dell'NFL e bella chiama. Non si dice. Veramente i Rams sono la Juve dell'NFL che hanno fatto nella finale di conference. È una cosa vergognosa. Caro Umberto Mino Di Vanni, ma dove è finita la passione napoletana? Uai, me ne è da sotto a sotto, te sto leggendo. Si è aspettato, ci devo leggere. Ma ci pensa a Di Vanni, tanto è buono. Valerio Uriani che non ci pensa proprio. Ciao Pietrangelo, sta fanno tra di loro, capito? Che cuffietti, però. Fanno i cuffietti. Dobbiamo chiedere le royalties. Io ho già fatto intervento in radio, è spettacolare. No. La voglio lo studio. Ma che da studio? Come da studio? Ma che fai? Sei sista maschilista? Assolutamente sì. Come assolutamente sì? Sono contrario alle donne. Voi avete fatto delle trasmissioni con lei che mi avete fatto morire. Cioè lei parlava di pallone e noi no. E voi no. Ma certo che ci potete parlare di borboni. Cioè non fa parlare di pallone però. C'è la magia che non voleva dei pallone, voi parlate di tutto, non di voi. Cioè, siete indegni, proprio indegni. Cioè che le studia? Sono contrario allo studio. Sì, perché? Perché? Perché lo studio è il lavoro. È lavoro? Lo dico ai ragazzi soprattutto. Bravo, i cattivi maestri. Lo studio è il lavoro. Il lavoro è sudore. Il sudore è umidità. L'umidità fa male, quindi non studiare. Lo studio fa male. Lo studio fa male. Il sillogismo, questo è il sillogismo aristotelico. Aristotelico. No, questo è il sillogismo liberato, l'ha susato che gli dà la. Va bene, andiamo avanti. Vabbè, Pietrangelo Kertia l'ha detto in udinese. Cioè? Non si può dire. Dici. Grande Umbertone mio, mi fai. vabbè, andiamo avanti. Cioè, non c'è capito che. No, no, che lascia stare, non indagare. Presidente, ma non si No, Presidente, fammi un aiuto, fidati. Chi c'ha zecchi, c'è chi fa proprio schifo, pure il film. Sì, sì, proprio faccio schifo completamente. Solo sì, la sì. Santa Semenzione, sì. Supporta ma, ancora. Ma chi schifo è me? Allora, facciamo la trasmissione ai due schifi. Allora, lui c'ha la menzione che lo supporti, io non tengo nessuno che mi supporti, a mannazzo. No, no, te devo battere. A te devo battere. Almeno è l'inizio vita. Tu altro. Oggi andiamo a accettare mai. Cambiamo argomento. Vabbè, a posto. Allora, Coulibaly via per 150. Caramelle, Paolo Greco, 150 milioni. Vabbè. Se leva solo Allan, già ve lo disse, levato vino a tavola, Diego ha detto, levo vino a tavola. Non beva, sono stronzate che chiede. Sta ridendo, Pietrangelo, sta ridendo. Sta ridendo. Allora, direttore, hai dimenticato l'inglese. Come hai giocato? Lo può finire di inglese? Come ha trovato? A me piace l'inglese. Ma ti piace pure l'inglese? Come? Un presidente piace tu. Lo presidente a me? Dici tu Trenino. Il presidente è l'inglese? Sì, dici tu Trenino. Ma che schifo, che immagine schifosa. Fammi sentire un po'.
Giordano, campione di Fattorato e Foce Valenza, il solito circo, il pallone si gonfia, la colpa è sempre la stessa. Vabbè. Bravo Umberto, Milik è forte. Bravo Paolo Greco, tu sì che lo capisci. Chiacchiere, 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 se si fa male qualcosa. E le chiacchiere si ha mangiato Giorgio. Si ha mangiato Giorgio. No, c'ho tante chiacchiere, Giorgio mio. A proposito di chiacchiere. Prendiamo le chiacchiere oggi preparate. Esatto, costretti poi a mangiare la viennetta fredda. La viennetta fredda, quando avevamo le chiacchiere. Tenevamo le chiacchiere. Che Giorgio poi si mangia tutte cose. Si mangia pure la viennetta, però. Pure la viennetta. Pure la viennetta. Io mo, chi sei, come fa per i 16? Te una lupa. Mamma mia. No, fammi da già. Speriamo che si fidanza presto. Speriamo, speriamo. Pure tu, Speriamo che si fidanza presto. Chi è? A questo c'è ridotto Pappone. Chi è Pappone? Tu no, sei no, Pappone. No, io sono mezzo Pappone. Io sono mezzo Pappone. Mezzo Pappone. Allora, è bravo Sio. Che è Sio? Dici. Luigi De Luca è bravo Sio con la posto, con la Y. Che è? Sio. No, no, lui ci fa capire però. È bravo sto Pepe. Lo chiamano il Neymar africano. Chi Pepe? Sarà un giocatore. Ma chi se conosce gente che non dice. Oh Pepe come in. Sai in avellinese che significa Pepe? Sinu Pepe? Ma hai sentito questa frase? Avellinese Sinu Pepe? Aspetta, Paolo Greco, ma ciò fai un fravocator. Ma chi se. Parla una lingua tutta sua questo Paolo Greco, ci facesse capire. Greco antico. No, greco antico. Greco antico. Greco moderno, che greco antico più o meno l'avevo capito. Esatto. Che avevo fatto un discreto, dicevo. Non si può. Non nessuno lo può immaginare. Ma invece è così. Ecco. Ci siamo guastati troppo, insomma. Infatti tengo sempre tuo cugino, mi porta il figlio a giocare con mio figlio e dici sempre che tu eri un bravo ragazzo e ti sei perso la via. E ti dici proprio che a causa di chi? Sì, lo dici. Evitiamo di dire perché. Va bene. Poi, Lello Doriano, io vorrei davvero che qualcuno mi spiegasse come De Laurentiis ci va a perdere con Napoli, possibile alla fine della fiera non gli rimane niente. Cioè in un bench non fa niente, ci perde pure i soldi, è proprio un incapace. Alessio Sarnelli guarda la trasmissione, Cucarano. Ma perché non puntare su giocatori napoletani come Gaetano? Hai ragione, bravo, hai ragione. Dite due parole anche sulla fantastica cavalcata del basket Napoli. Chi sei Gianni Borrelli? Data la vostra caleidoscopica anima. Con la dioscopica. Gianni Borrelli, ovviamente. Solo si tu c'hai l'anima caleidoscopica. 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 Bella giornata. La parola. Può essere, però caleidoscopico. Scopo vuol dire guardare. Caleidoscopico. Scopo. Cinema scopo, no? Scopo. No, quello difficile. Non sei fidanzato. Anima sportiva, forza Napoli. Roberto Rezzuti, grande Chiarello, grosso soprattutto. Antonio Falconetti, premessa è questa: Napoli vive il periodo più florido della sua storia. Figur turista. Infatti turista era a mezzo, figurati. Con piazzetti così, ma io forse ero più felice prima, cioè più, come prima, con c'era più poesia. C'era più poesia. Con Savoldi, Crolta, Fine e Sivoli, ma non. Ma non con graffie, ti voglio bene, per favore. Tu te ci dai per favore. Vogliamo Flachi, mi ricordo. Vogliamo Zapata. Vabbè. Ma Zapata nel senso viva Messico. Sì, sì. Viva Messico. Raiola tenderà a far alzare l'ingaggio di Insigne a livelli spropositati come la Wanda Nara di Cardi. Però meglio Vandanara che fai, devo dire la verità. Soldovini. Ah no, no scusa, scusa. Però Vandanara secondo me Zapo cucina. Un pozzaiolo secondo me qualcosa di buono la porta. Tu vuoi magna o vuoi zuppa? Ma che non mi fa zuppa? Allora è meglio a magna. Carlo Soldovieri. Buonasera, Tocchierello. Non era possibile vedere Rock sapendo la potenza di Amsic? No, non lo facevo lo stesso. E la Rennella risponde: ahi, non posso dissarmi, mi sembra minaccioso. Ma da quando l'ha scritto? Ma che se che lei prima? Ma vediamo se ha scritto qualche cosa. Sempre sotto Vieri, Rog, che so che a lei piace, non avrebbe avuto più spazi. No, non avrebbe avuto. Lo stesso non avrebbe avuto. Però ve lo faccio sapere, a Siviglia faccio lei che fa questo. Povera. Un prestito secco. Non fa niente. Dovevi darlo con diritto di riscatto e con diritto di riscatto. Però ha paura di mettere qualcosa di sorda. Luigi, chi non capisce niente? I Patriots sono di Boston, di Foxborough, già la Pittsburgh. Milik è forte, ma Cavani è sempre Cavani. Io ho saputo. Non parlate di Cavani in casa. Il presidente prenderà Neymar. Allora, Roberto Rezzuti, ci ha mai chiesto se si sente buono o se ha preso allucinogeni.
Secondo me non cioè, basta neanche gli allucinanti. Chissà da sta male e si è drogato pure. Ma poveri, là, oggi è così. Allora, Patriots New England. Domani fanno la parata a Boston, ma non posso andarci. Ma non capisci niente, sono 12 anni che sto là. Chi è? I Patriots si chiamano New England. Hai ragione. E che buono. Ma sa qualcuno mi sta telefonando? Fammi chiedere. E no, ma tu è in diretta che ti avrei. Non preoccupare, fammi capire chi è. Oh Maria, auguri. Diego. Chi è Diego? Ciao Diego. Diego Armando. Non c'è male. Diego, Diego Sanchez. Qua Diego. Dimmi Diego, sto facendo una diretta in Facebook, dimmi. Sì, sì, non ti preoccupare, tanto Umberto Chiarillo va avanti con la trasmissione. Paolo Greco, Umberto, Diego. Come mai tu con la sciarpa e lui senza cappello? La merita calca. No. Guai, indemina con l'autoambulanza, non ritrarre. Forza, 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 signor Walsh. Sì. Confermo, i Patriots di Boston, liberato Franco, capisci? Ma Koulibaly potrebbe giocare nell'FLL. Risponde a sta domanda. Adesso al telefono, vedi, dopo si fa così. Bravo, liberato, è una cena in sospesa. Ma che cosa? Ah, quando ha difeso i Patriots. Il caffè quando arriva? C'è arrivato, ecco fatto, guarda, Cosimo, è arrivato il caffè, già bevuto. Direttore, nella cessione dimenticato inglese. Sì, no, io penso su un in inglese, perché no? Si parla di calcio, va bene. Luigi De Luca, non paragonare i Patriots con la Juve, per mettere però. Ma noi ci vogliamo vedere per fare il conto della situazione. Tu sei comunque, Raffaele, metti da capo fa bene. Sì. Federico, no, chi si c'ha? Non mi uno là. C'è sta una vogliona che ti scrive. Vabbè, ci sentiamo, dici. Tiziana, e ti passo a Tiziana è la mamma di un bambino, giocava con Giorgio il ragazzo, ci guarda. Umberto, ma la torta dove sta? Ci abbiamo mangiato la viennetta oggi, e che le passavo con vente. Ci vediamo domani pomeriggio, ok, ciao ciao. Ci vediamo domani pomeriggio. Anna Walsh, domani pomeriggio. E innamorati di lì. Pronto? Ci sentiamo domani pomeriggio, ci sentiamo domani pomeriggio. Allora, vogliamo fare ciao ciao. Tanto buono. Ti ho dato la notizia importante. Eccomi. Importante. Ha detto Anna Walsh che è innamorata di te. Buon gustaio. Ma giornalistica. Buon gustaio. Questo non è un come adesso fatto giornalistica. Ma di te o di me? Ma non è sparito. Sparito. Come si brutta senza me? Guarda me. Noi vediamo. Ah, lo stai? No, ah, tu eri sparito, hai detto tutta la sedia. Ho capito. Senti. Dio santo. Sì, ma ti devo dare la notizia. Tale Filomena, non faccio cognomi. Eccomi qua, è tornato. Direttore Ferrara, sei un mito. Vuoi una tresca con Filomena? No. Filomena come? Filomena come? Sarrubo. Filomena amica e mena, che vuol dire? Filos amico? Mena? Catomina. Amica del mazzato. Amica del mazzato! Filomena, amica del mazzato. No, va buona. Ti è abituato. Anna dice che gli stiamo facendo compagnia nel mentre aspetta il dottore che se lo porta a casa, il marito che si è andato con l'ambulanza, per carità, ci spiace. I Pittsburgh Steelers mi ha fatto imbrogliare, mi ha fatto una brutta fatto figura. La brutta figura. Però non erano Boston, era New England. Chi è New England? Il Boston? Sì, i Pittsburgh. È arrivato il dottore, silenzio. Silenzio. Zitti. Marco Coppola ci guarda. Ma i Annicelli a Zurigo cosa mangiamo? Questa è una domanda importantissima. Carlo Soldovieri, voi sapete, l'impossibile. Di tutto di più. L'impossibile. Di tutto di più. La cioccolata. Domenico Mancuso, complimenti a Tocchiarino, che supporta chi sta, hai ragione. Chi è qua? Chi si è messo in bati? Vedi un po' qua che sta scritto. Niente, leggi. Ah, Paolo Greco è bellissimo, aspetta. Mi alludevo. Ha liberato che diceva che faceva loro faticoso e ho risposto ma fu un fravocatore. Ho capito. Fai un fravocatore? No. Troppo. Io fatico. Non abiterei mai in una casa fravacata a me. Tutto al più potrei fare il demolitore, mi capita spesso. Io Luigi De Luca della lezione, perché chi si che studi, mica come te. Gioca in Francia nel Lille questo Pepe e lo danno a Napoli. Pepe. Ma io pensavo che era Vellinese. O Pepe. No, chi sei? Pepe? Sì, no, Pepe, sai che vuol dire? Sì, lo so benissimo. Te l'hanno detto spesso. Anche è vero. Pepe lo danno al Napoli. Dal Lille, secondo i classifico Lille. Sai che secondo? Lo sai? Sì. Il Lione che ha vinto. Il Lione che ha battuto quello. Sta 48 contro Paris Saint Germain. 10. Solo 10. Quindi noi siamo più forti. Siamo solo a noi. Esatto.
gioca in Francia e va bene. È vero che Ancelotti ha confermato che con i 6 di centrocampo sta bene. 6, ne tengo 4 poi. Ma se vi avessero detto in stagione che Roger Hamsik sarebbe andato via, il Napoli per ora, dati alla mano, sta facendo peggio l'anno scorso, non per colpa di Ancelotti. E vabbè, Gianluca Figo, prendiamo atto. Ma perché assistono a giocare Gullam? Infortunato? No, perché ancora non sta bene. Bisogna dargli il No, tempo. non è che non sta bene, però c'ha bisogno di un Valerio ti fa una domanda fondamentale. Da terra, aspetta, dammi un attimo. Sei pronto? Ma tutte non sanno cucinare per te? Quanto tempo per rispondere? Subito, a volo, 5 secondi. Molte non sanno cucinare, non tutte. La C'è signora qualcuno? sa cucinare. Chi? La signora Menzione sa cucinare. In genere gli uomini cucinano meglio. Tuo suocero. No, ma gli uomini in genere cucinano. C'è un grande cuoco, Sergio Curcio, che Vero. probabilmente i palloni non capisce poco, però cucina L'hai bene. detto tu, eh? Io difendo la, invece le conoscenze di Sergio Curcio. Attenzione, Sergio, io ti difendo, Sergio sappilo. Curcio cucina benissimo, non Sa, bene. sappi che sembra amico mio, Un Sergio. amico mio. Lunedì tu porti? Portamelo, volentieri. Tu me lo Sergio, a casa mia, Le sta donne, sempre le ben donne, sai accetto. qual è il A problema delle differenza donne? tua. Sai qual è il problema delle donne in cucina? Non è che non sanno cucinare, è che poiché dopo devono pulire, si sfastidiano, E quindi non come fanno fai le cose. È tu? come quelle. E fai sempre tu il pulizia? No. No, È come quelle persone che non mangiano perché poi hanno ma. poco piacere di andare a Ciu. defecare. No, Non vabbè, che mangiano schifo, ma che brutto immagine, ma che paragone fa? Ma che schifo, per carità, non ce la faccio. Per rendere l'idea. Non ce la faccio. Comunque, lei non sa cucinare. Non lo so, non mi è No, assaggiato lei dice, niente. conferma. Confermo. Confermo. Qualche Però do... a tavola ti allieta con i bicchierini, i piattini da fil tattico. A tavola si contatta che è morta. A tavola si contatta che si deve mangiare. Con chi si mette fa vedere? Perché poi non dice 3, 4, 3, dice 1, 3, 4, 3, c'è perché a un scuola. portiere, Oh, portiere, capito? I belli portieri una volta che paravano. Grandissimi, grossissimi direi. Gerardo Bosso, Raiola tenderà a falsare in calcio di Siena per esplosivare. Come? Hai tanta voto. Va bene. Sì, tu con le lettere. Airone, Vincenzo, Rire. Roberto Rizzuto, Rire e Chiagni addirittura. C'ha la febbre a 40. Ah, questo mi dispiace. Gli non frego. Che gli non frego. Che succede? Rizzuto, gli non frego. Va bene. Poi, Neymar a Napoli, delira. Delira. Ormai Rizzuto delira. La febbre a 40 delira. Va bene. Quindi non sta buona, e seppur secondo me è piegata. Cioè, niente chi che era da chipirina aspetta invece poi c'è qualche sta uno che ci vuole un traduttore simultaneo aiutami che Pasquale Nunzio no è, just, è peggio peggio Pasquale peggio non esiste in natura non esiste in natura, esiste in natura. Nunzio Piccini Piccini sindaca Faia 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 a, chi sei come il quartello che trovi in mezzo alla campagna attenzione attenzione siamo in diretta saluti a Sergio Sergio e abbiamo quasi finito Ma te la venire pure a pigliare. Aspetta, passa la mente. Sì, passa, ti vuole salutare Umberto? Sergio, guarda che questo in diretta ha detto che non capisci niente di pallone, io gli ho difeso. Ho detto che sei un grande cuoco, però. E ha detto che sei un grande cuoco, però. Aspetta, lo metti in diretta, tolta via voce, metto via voce. Non sta via voce. Sta già via voce, però fa schifo. Ma che bisogna voce dire tu, schifezze via voce. Dillo, dillo, Sergio. Ho detto, siamo in buona io e te perché evidentemente noi non capiamo niente e lui capisce più di tutti ma speriamo però di poterci capisce la napoletana non capisce manco sasicci c'è la verità ti dicimmo sasicci per essere puliti e alimentarmente sani però ha detto che sei un grande cuoco è la verità probabilmente potrei saper fare anche benino lo chef oh vabbè Sergio vieni la pia che se non ti supporto più ci vediamo tra poco Sergio ciao ciao il delirio più totale siamo il delirio più totale no sentire che allora, dici cartello in campagna dici ma la larga se, la larga del Sergio chi tra poco si esce la macchina come già parlato si fa la folla a folla a caso la piana del sì dici attenzione cano sabenda voleva dire attenzione cane sabenda sabenda Cano Sabenda Cano. Sienta su Nunzio Piccini, attenzione. Faia, acqua e olio contro il Milan. Ci hai, senza H, fatto una critica a Napoli Ancelotti, poi domenica al C21 non sapevi più che dire. Dati una regola. Beh, dati una regola, ce la mi devo dato una regola. Datolo. Datolo.
Chiudiamo. Aspetta, Peppe e Adicelli, oddio, non li invitate. E non ci trasi. In una stessa appartamento, noi non possiamo. È una questione di statica, non per altro. Dottor Rosta Peppe, e che ne saci? Rosta Peppe. Non si capito, c'ha. Annunzio Bobbis. Annunzio Bobbis. Annunzio Bobbis. Ha detto scusi, è l'ufficio Ipso Vignoni. Ci hanno anche arrivato malamente. E tu fai pure parlare. Annunzio Bobbis. Annunzio. Vabbè, vabbè. Gennaro Oscurato ci guarda. È oscurato. Come ci fa a guardare? È oscurato. Luciano Stuart, pure io internazionale l'ho fatto. Pure il Stuart ci sta. Ma chi hanno perso il Stuart? Il Stuart, chi hanno perso il Stuart? La storia di questo. Gli Stuart con i Tudor. Con i Tudor? Bravo. Un po' di cultura. E vai. Vai. Poi. Però fu una gara equilibrata, 1-0. Allora. Chi è Pepe? Che te sai chi è Pepe? Salvatore Zazzaro ci guarda, Antonio Vallone ci guarda, Pietrangelo Ieric, pure io cucino benissimo, aiuto, provare per credere, vi aspetto. Vieni a cucinare. Porta a Udine a me. Sì. Non mangio Gianni Mattioli. A mia di mare, distante. Signor Umberto, come vede Andersen dalla Sampdoria, quello che ha già visto la tua ieri, lieva mano. Ha detto Paperetto lo portierone, a me viene a dire sto c'è una vita che è un portierone, sai che è un portierone. Alberto Pastore, Amsic Bass, qua, mi dà più. Ah, io abbiamo finito. Vorrei avere agli esami l'abilità di ADL, di fare super cazzole per non rispondere alle domande. E però ci state ne pure scemo come il giornalista napoletano che ci fa. Ma queste cursure. Allora, se la tosse per il Napoli, specie due giocatori mancanti, ma dopo lì che non ci metti, va bene. Come non ci metti? Rattazia, guarda, mo parlo un po' in latino. Gaetano. Rattazia pallaro, muscoli ad sanguinem, non est superstizio, se trimedia contro omnia pericula. Te ne bella da memoria, ma che stai vecchio comunque. Esattamente. Abbasit in unia verbis. Abbasit. Ce la mette mesa così. Come aspera per... Terzi hanno dato. Aspera per aspera, com'è? Non la sa, c'è che sta. Non la sa. Vabbè, insomma. Calimera, Calispera. Questo è Ressonolius. Ressonolius. Chi hai trovato in mezza via? Come De Laurentiis ha trovato un altro proprio Ressonolius, sa via da terra. Signori, non siate Ressonolius. Siamo a lutto. Però abbiamo fatto un consolo. Riconsolo. Abbiamo riconsolato e quindi. Alla prossima e noi ci riconsoliamo. Alla prossima. Stiamo già preparando un banchetto per quando se ne va Koulibaly. Se ne andrà con Koulibaly. Vai, basta, voglio la lasagna. Per la menzione, la lasagna. Va bene. Tanto buffa più. Ore voi.